Il Lodi si è aggiudicato gara 5, raggiunge il Forte dei Marmi nella finale scudetto e inizia questa avventura mercoledì sera alla Pala Castellotti. Ha superato infatti il 100 giovani calciatori con il punteggio di 4-2. L'inizio della gara è in ritardo di 15 minuti per l'arrivo in ritardo della squadra del 100 giovani calciatori, che si è trovata coinvolta in un incidente in autostrada durante l'arrivo a Lodi. L'avvio della gara vede subito la formazione di Resende andare in gol con un'azione personale di Platero al 7-10 che supera Barozzi. Il 2-0 arriva al 21esimo con uno scambio in area veloce tra Cocco e Platero, con quest'ultimo che devia in rete. Il 100 giovani calciatori questa volta risponde meglio alle conclusioni in porta e trova il gol del 2-1 con Muglia al 23:08 prima dell'intervallo. Nella ripresa due colpi di classe di Verona, tiro dal limite dell'area di Ambrosio, alza e schiaccia davanti ai Barozzi, regalano il 4-1 al pubblico molto numeroso del Pala Castellotti. Il 100 giovani risponde subito al quinto con un tiro di rigore di Costa che porta il punteggio sul 4-2. Poi ci sono due cartellini blu per Costa, pali e occasioni da ambo i lati, superiorità numeriche non sfruttate, soprattutto l'ultima, tre minuti dalla conclusione del centro giovani, che non viene sfruttata. Finisce 4-2 per la gioia del pubblico locale, il centro giovani non sfrutta un tiro diretto con Rubio nel finale per un possibile 4-3, la speranza di riaprire la partita. Sarà quindi ancora forte Lodi, la finale scudetto del campionato italiano, al meglio delle 5 gare, la prima come detto mercoledì di nuovo al Pala Castellotti.